Concludendo, Presidente, possiamo dire che con questo provvedimento facciamo un passo in avanti in molte direzioni, nella valorizzazione delle nostre eccellenze territoriali, nell'aiuto alle imprese sane che non sfruttano in maniera illecita l'ambiente, nella tutela dell'ambiente e della salute, nel dare una risposta chiara ed efficace ai cittadini che chiedono impegno, serietà e lungimiranza alle istituzioni democratiche in cui sediamo da decisori politici in loro rappresentanza. Sbaglieremo però a considerare slegati fra loro questi importanti obiettivi, che invece insieme concorrono a fare del nostro un paese più attento alle sue risorse, più deciso nel percorrere la strada di uno sviluppo sostenibile vero, senza lasciare indietro nessuna delle sue parti. Un paese quindi più democratico e giusto. Grazie, Presidente. Grazie onorevole Cominelli. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, se ritiene, onorevole Zaratti. Vuole replicare? No. Il governo neanche. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 2656, 3274A, disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 10 giugno 2016. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ne hanno chiesto l'ampliamento. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Milena Santerini. Prego, onorevole Santerini. Presidente, colleghi, il testo della proposta di legge 2656 Iori abbinati, che noi oggi discutiamo, rappresenta un esempio di lavoro che nasce dalla collaborazione di tutti i gruppi parlamentari e che intende affrontare in modo concreto una forte domanda che viene dal mondo delle professioni sociali. La proposta